No, dicevo che questa cosa non mi sentito bene ultimo, questo Sì. sol-acido, Credo di non perché... averlo proprio fatto. Comunque, questo più o meno funziona. Qua tu aspetti, è bellissimo. Adesso era troppo questo, troppo espressivo. Troppo. Ma io Anche comunque troppo questo... lento. Sì, questo è Io, troppo sì. lento. Poi un Questo po' qua diventa comunque... patetico, proprio Sì. brutto. E praticamente questo l'ha fatto un amico di mio fratello per il nostro matrimonio. E sarebbe dove è nata Tatiana. Poi Bravissimo. ci siamo conosciuti a Kansas City, che non è esattamente lì, ma ci siamo conosciuti a Kansas City, perché lei studiava là, dal mio migliore amico, che è professore a Kansas City, sono andato a trovarlo e ho portato via un'allieva. E il Milano è dove viviamo e diventa una specie di cuore. Questo master ci serve per promuovere uno spettacolo che andiamo a proporre in America. La società si chiama Live on Stage e promuove concerti e attività di spettacolo in tutti gli stati d'America. Io l'anno scorso ho fatto questa cosa da solo, si suona ogni sera in città diverse, ma si guida tantissimo in mezzo alla desolazione americana. Allora quest'anno ho pensato di fare lo spettacolo con Tatiana, in modo che innanzitutto sono in compagnia sua e sono contento di farlo con lei. E poi proponiamo una cosa che pianisticamente cerca di essere al massimo livello, ma che sia anche una cosa divertente. E siamo in due a farla. Così c'è la piccola principessa russa, bella, raffinata, il grosso pianista italiano, Ciorni. Insomma, credo che sarà una cosa divertente. Calerabbia è scuolabus, le panchine, centro anziani, tre anziani da accudire. Gli anziani hanno una prospettiva diversa, vedono le cose con una luce strana, non hanno un'emozione diretta, è come se l'emozione fosse passata e possono raccontare le cose con più distacco, più oggettività. E questo è interessante perché qualsiasi storia raccontino, la raccontano come se fosse una cosa molto, molto passata. Hanno una visione molto serena della fine e dell'idea di fine, perché questa cosa che a me fa paura. Che è questa l'idea della fine, nel senso che appunto, non c'è tempo, non c'è spazio, eccetera. Loro la vivono con una luce diversa, senza angoscia, senza panico soprattutto. L'altro oggetto è questa lettera che mi è stata data da un'anziana signora a Grenoble a dicembre, dopo un concerto che ho fatto là. È una cosa che mi ha colpito molto perché parla della malattia di sua moglie. Che ha come unici momenti di serenità e di svago e momenti in cui non pensa alla sofferenza che sta provando in questo momento, quando ascolta una registrazione che hanno fatto in televisione del mio terzo concerto di Beethoven. E mi ha colpito molto perché comunque veramente l'obiettivo finale del nostro lavoro è questo, di riuscire a regalare dei momenti di questo tipo. Ma Cadenabbia come accademia è stato schematicamente i più importanti professori del mondo in un'atmosfera incredibile, con degli studenti che erano bravi quanto i professori, e ho imparato più dagli studenti quasi che dai professori, e vivere qua come una famiglia con loro. È buona, fai attenzione che sempre si suona a due e non a quattro. C'è Ah, una ok. piccola tendenza Fare in all'inizio di quattro. suonare 1, 2, 3, 4 e poi gli accenti un po' più precisi, pa 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 pam, ta 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 ti, capito? Nelle due parti, perché sono delle risposte, uno risponde all'altro, ok? Scusi, forse è troppo pedale. Di tutte e due, perché un po' meno.
È divertente sentire quando ti dicono che sei invidiato per il mestiere che fai, o comunque sarebbe così bello saper suonare, oppure fai un mestiere tanto bello perché ti esprimi, eccetera. Nessuno si rende conto della tensione che c'è dietro e del panico che tante volte provoca questo lavoro, che è dato in realtà dall'impossibilità che noi abbiamo fin da quando siamo piccoli di sbagliare. Siamo messi su un palcoscenico quando abbiamo 7, 8 anni, 9, e abbiamo una responsabilità dell'insegnante di pianoforte, della famiglia, di tutto, insomma, qualsiasi persona intorno pretende che tu non sbagli, e questa cosa si riflette sia nella professione che poi nella vita. Comunque cresci con questa cosa dell'impossibilità di accettare un errore. Quello che succedeva prima dell'era del disco era che gli artisti anche esteticamente accettavano l'errore, era parte dell'estetica musicale. Ci sono tanti dischi di Cortot, di Rubinstein, di Rachmaninoff che sono pieni di errori, sono bellissimi, sono errori inseriti in un contesto. Poi hanno iniziato a digitalizzare le registrazioni, a fare i tagli, eccetera, e l'estetica si è trasformata, è diventata l'estetica della perfezione, ed è un'estetica un po' fredda, come un vetro perfettamente limpido, ma che non trasmette niente, non trasmette nessuna immagine. Il rumore dello strumento, il rumore delle mani sulla tastiera è una parte della musica, è una parte viva della musica, e fa parte del suono, la musica è suono, e anche il rumore. C'era qualcosa in strada? Che vuoi fare? C'è un rumore in strada, qualcosa.